la bruna e la bionda. Le vedo camminare per Venezia e mi accaldo alle loro spalle o le precedo per osservarle meglio, per godermeli di più, perché sono entrambe splendide e colmano il pomeriggio autunnale di quella singolare bellezza che le donne acquistano a partire dai 45 anni, una bellezza matura di piaceri e di colpi, di amori assaporati fino all'ultima goccia e di litigi che non si spengono mai. Non si sono conosciute né in un parco né a un ballo, ma nelle segrete di una sinistra costruzione, detta Villa Grimaldi, un luogo che si iscrive nella toponomastica universale dell'orrore e dell'infamia. Era notte a Santiago del Cile, quando la Bruna fu trascinata fuori di casa, separata a forza di botte dal figlio, condotta a spintoni fino all'auto senza targa, dove, con uno straccio, le allontanarono il mondo dagli occhi. Ora, 25 anni dopo, guarda il riflesso del sole nei canali e sorride. Era notte a Santiago del Cile, quando la bionda fu trascinata fuori di casa, separata a forza di botte dal figlio, dal ritratto del compagno assassinato, portata a spintoni fino all'auto senza targa, dove, con uno straccio, li allontanarono il mondo dagli occhi. Ora, 25 anni dopo, guarda i piccioni che coprono Piazza San Marco e sorride. Non era né notte né giorno quando la Bruna, nuda e tremante dopo i primi interrogatori, si sollevò leggermente la benda che le copriva gli occhi. Tempo morto, tempo senza misura. La Bruna si vide sporca degli ematomi provocati dai colpi, delle bruciature lasciate dagli elettrodi. Allora si morse le labbra e con tutto l'amore del mondo mormorò: "Non ho parlato, non ho detto nulla, non mi hanno vinto." Non era né notte né giorno quando la bionda, nuda e tremante dopo i primi interrogatori, si sollevò leggermente la benda che le copriva gli occhi. Tempo sospeso. Tempo senza alcun meccanismo che lo scandisca. La bionda si vide sporca di segni di stivali, la pelle coperta dai marchi delle scosse elettriche. Allora si morse le labbra e con tutto l'amore del mondo mormorò: "Non ho parlato, non ho detto nulla, non mi hanno vinto." Le due piansero, certo, ma poco, perché le donne golorose della mia generazione e della mia storia non hanno permesso al dolore di imporsi al dovere, che allora era organizzare il silenzio, confondere le canaglie in uniforme, resistere.